Solo 16 giocatori disponibili per Mister Sottili. Tra giocatori infortunati, acciaccati e Muscat, che ha risposto alla convocazione della propria nazionale, l'allenamento degli Amaranto al Città di Arezzo era decisamente a ranghi ridotti. Non a caso è stato aggregato alla prima squadra il figlio di Fabrizio Ravanelli, difensore delle giovanili del Cavallino. De Feudis, Young e Moscardelli hanno svolto un lavoro a parte, Barison e Solini idem, per risolvere i rispettivi affaticamenti muscolari, così come Benassi e Demba. Assenti per infortunio, Luciano e Paolo Grossi. Mister Sottili, al netto delle assenze, ha incentrato il lavoro sulla tattica in funzione della Pistoiese, prossimo avversario dell'Arezzo. Stando a quanto emerso, l'ipotesi di tornare alla difesa a 4 non è certo da sottovalutare. Il tecnico dapprima ha schierato una retroguardia a 3 con Luigi Luciani, Sabatini e Ferrari al centro. Poco dopo spazio alla difesa a 4. Ferrario, complice la convocazione di Muscat e gli affaticamenti di Soligni e Barison, potrebbe quindi andare verso il debutto assoluto in maglia Amaranto. Contro gli arancioni potrebbe tornare in mediana Cenetti in coppia con Foglia, mentre sugli esterni a quel punto toccherebbe a Barzotti e Corradi. Difficilmente Sottili rinuncerà alla coppia Polidori-Moscardelli, tuttavia se il capitano non fosse al top della condizione, spazio ad Erpen. Domani pomeriggio, salvo sorprese, allenamento a Bagli Alpino, che in questi giorni è stato al centro di alcuni interventi effettuati dai tecnici di Greengrass.